Giovedì 27 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'approfondimento di Prima Notizia. Vogliamo iniziare oggi parlando dell'Associazione Genitori e Giovani Diabetici. Si è riunita l'altro ieri la Commissione regionale per il diabete. Ci sono delle novità che arrivano appunto con l'ingresso dell'associazione all'interno di questo organismo. Per farci spiegare tutti i dettagli, siamo collegati via Skype. La saluto e la ringrazio con la presidente dell'associazione, Angela Possidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito e per la vostra attenzione nei riguardi dell'associazione. Grazie. Grazie anche a lei. Allora, dicevamo, si è riunita in forma digitale la Commissione regionale per il diabete, a cui ha preso parte anche lei come presidente dell'Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata. Ci sono importanti novità, anzitutto quella per cui l'Associazione entra ufficialmente di diritto a far parte di questo organismo. Sì, in realtà la nostra associazione, costituitasi all'incirca 3 anni e mezzo fa, ha sin da subito chiesto l'ingresso all'interno di questa commissione, proprio in rappresentanza di tutte le esigenze, di quelli che sono i soggetti affetti da diabete tipo 1, vale a dire principalmente appunto il diabete giovanile, quello che colpisce i bambini, i ragazzi per intenderci. Ho avuto la possibilità di partecipare come uditrice in diversi incontri, ma proprio nell'ultimo incontro ho visto che all'ordine del giorno c'era proprio una proposta di modifica o comunque di integrazione di questa legge. Abbiamo avuto l'ufficialità, insomma, di potervi prendere parte a tutti gli effetti, in quanto nell'articolo di legge viene proprio nominata la necessità di individuare una figura rappresentativa sul territorio e una figura va intesa in senso ampio, quindi una figura che riguarda il diabete tipo 1, che ha caratteristiche, problematiche, esigenze completamente differenti da quello che è il diabete tipo 2, comunemente individuato come il diabete degli adulti o che insomma comunque proviene dall'alimentazione e da altre cause. Ecco, tra le varie novità che ci sono state in questa riunione si è parlato anche dell'utilizzo della telemedicina con la sua implementazione proprio a livello regionale. Sono stati enunciati tutti i pro e i contro. Ci vuole spiegare di cosa si tratta nello specifico? Sì, in realtà diciamo che il periodo della pandemia ha fatto sì che si cominciasse a utilizzare quella che comunemente viene individuata come telemedicina. In realtà, quando si parla di telemedicina, bisognerebbe fare delle distinzioni tra quella che è la televisita, quello che è il telemonitoraggio, teleconsulto, telesorveglianza o teleassistenza, eccetera. Quindi è un sistema molto complesso. Dobbiamo dire che proprio nell'anno appena trascorso, caratterizzato da un limitato accesso agli studi medici per tutto quello che è stata la situazione del Covid, alcuni soggetti con diabete si sono visti comunque inibiti nella possibilità di effettuare visite e controlli e quindi il trasferimento dei dati in maniera digitale provenienti da sensori di monitoraggio piuttosto che da glucometri, microinfusori, ha fatto sì che si avessero delle indicazioni terapeutiche che si potesse comunque in qualche modo, sebbene in maniera ridotta, tenere sotto controllo questa patologia. In effetti in regione esistono dei programmi, dei software e il dottor Montagano ci ha anche spiegato che esiste il COT, che è il Centro Operativo Territoriale. E sono state implementate una serie di procedure per la codifica di questi dati che debbono essere appunto trasmessi nel rispetto di determinati standard per far sì appunto che la telemedicina possa essere attuata, sebbene in parte, anche solo con il telemonitoraggio. Nello specifico, è stato proposto di creare un campione, rappresentativo, quindi fare una sorta di sperimentazione per capire effettivamente, se i soggetti affetti da diabete con i diversi device che loro utilizzano, quindi con i diversi strumenti, possano, trasferire questi dati al medico e, si possa, utilizzare, una branca di quella che è la definita telemedicina. Ecco, Ovviamente quali sono i vantaggi proprio di questi device?
Allora, i vantaggi di questi device che hanno la possibilità quasi in tempo reale di trasferire i dati al medico. Questo significa che specialmente chi proviene da paesi molto distanti non necessariamente deve recarsi negli studi medici. Questo significa che laddove ci sono situazioni di isolamento, vedi zone rosse piuttosto che situazioni di quarantena e altre difficoltà, il paziente non si deve spostare da casa, ma può inviare direttamente tutto in maniera digitale, comodamente da casa sua. Sicuramente c'è un'efficienza di tempo perché comunque c'è un dispendio minore di energie e di tempo nel trasferire i dati e soprattutto c'è un monitoraggio continuo che può essere facilmente tenuto sotto controllo. Il problema è capire se effettivamente questi dispositivi hanno la capacità di trasferire questi dati non solo in tempo reale, ma anche in base ad alcune codifiche tecniche specifiche informatiche che debbano avere e appunto poi andare a capire anche le azioni che deve fare il paziente. Potenzialmente un paziente più avvezzo alla tecnologia, probabilmente più giovane, potrebbe essere avvantaggiato, mentre un paziente probabilmente più anziano, che ha meno dimestichezza con la tecnologia, potrebbe essere svantaggiato. Per questo in commissione io ho proposto che venga fatto proprio una sperimentazione, quindi che vengano individuate secondo delle fasce d'età specifiche, secondo quello che può essere un campione con soggetti che magari utilizzano il microinfusore piuttosto che solo un sensore di monitoraggio, andare a vedere se questa tecnologia funziona, se questa metodologia può essere effettivamente utile. Senta, ci sono alcuni passaggi burocratici da consumare prima che questa proposta possa essere attuata. Sì, assolutamente, ci sono dei passaggi burocratici che devono essere fatti perché ci sono delle aziende che hanno dei software, altre che richiedono degli aggiornamenti, poi c'è tutto un sistema informatico che gira intorno alla ricezione dei dati, per non parlare anche di tutto quello che è il mondo della privacy. Quindi bisogna capire questi dati come devono essere trasmessi alla piattaforma e la piattaforma come li deve fornire al medico per poterli leggere e interpretare. Perché non parliamo di invio dei dati con una semplice foto o un file PDF, ma tali dati devono essere codificati secondo standard specifici che un tecnico ci ha ampiamente illustrato, ma che ovviamente io non essendo del campo non sono in grado di darvi proprio la specifica tecnica. Quindi devono essere fatti prima dei passaggi interni per poter verificare questa situazione e poi calare questa branca della telemedicina anche rispetto alla patologia del diabete, perché ovviamente quando si parla di telemedicina si può parlare per diverse patologie, per diverse malattie e non solo per il diabete. Noi naturalmente ci battiamo per quelli che sono i device, le problematiche e tutti gli aspetti relativi al diabete, specialmente al diabete giovanile. Senta, al centro della discussione è inevitabilmente anche la questione della legge regionale 9-2010, che è quella che fa un po' da cornice la necessità di un aggiornamento, o quali sono le novità? Sostanzialmente la legge 9/2010 è una legge ben fatta, ma poco attuata, perché all'interno della legge si disciplinano tantissimi aspetti. Fra questi sicuramente la necessità di individuare delle equip complete nei centri di diabetologia pediatrica. Quando parliamo di equip complete ci riferiamo alla necessità di avere non solo un diabetologo, ma anche uno psicologo, un dietista, un infermiere specializzato. Partendo dal presupposto che in Regione Basilicata non esiste la figura dello psicologo all'interno dei centri. E oltre a questo, in alcuni centri non esiste neanche l'infermiere specializzato, ma si trova solo ed esclusivamente il medico a svolgere tutte le funzioni e in alcuni casi neanche in tutti i giorni della settimana, ma solo in alcuni giorni. La legge poi disciplina anche come devono essere suddivisi i centri, quindi ci dovrebbero essere centri di primo, secondo e terzo livello. In realtà nella nostra regione abbiamo pochissimi centri di diabetologia, principalmente accorpati solamente nelle due province. E quindi significa che paesi molto distanti spesso si trascurano e per magari raggiungere il centro più vicino devono farsi anche 2 ore di macchina, che ovviamente non è cosa scontata.
Per non parlare del fatto che in Regione Basilicata non abbiamo un vero e proprio centro di diabetologia pediatrica, quindi non abbiamo un diabetologo pediatra e non abbiamo un centro a misura di bambino, ma noi abbiamo un centro generico che cura sia i bambini sia gli adulti. Però sappiamo benissimo che effettivamente le necessità di un bambino possono essere diverse da quelle di un adulto. Ecco, l'associazione immagino dialoghi molto con altre realtà di altre regioni d'Italia, il paragone a volte, insomma, diventa quasi d'obbligo, ma che succede nelle altre realtà d'Italia? Allora, nelle altre realtà d'Italia ci sono delle realtà che funzionano molto bene, ci sono delle realtà che hanno dei centri di diabetologia pediatrica molto specializzati, che prevedono anche un passaggio tra quello che è l'età infantile e quello che è l'età adulta. Ci sono altre regioni che stanno peggio di noi, e bisogna dire anche questo, perché non hanno neanche quei pochi servizi che noi abbiamo o l'accesso alla tecnologia che nella nostra regione è garantito, mentre in altre realtà no. Purtroppo le leggi sul diabete sono state affidate alle regioni, quindi ogni regione si riesce ad organizzare in autonomia con tutti i pro e i contro delle regioni stesse, per non parlare poi delle province autonome e di tutta quella che è la realtà in Italia normativa, insomma, che magari non entrerei in merito così nel dettaglio, ecco. Senta, un altro tema di cui si è discusso, di cui si discuterà ancora, è il protocollo d'intesa proprio per la somministrazione di farmaci a scuola, protocollo d'intesa che andrà sottoscritto tra l'azienda sanitaria locale e l'ufficio scolastico regionale. È un protocollo che è in scadenza, dunque andrà per forza di cose aggiornato. In realtà questo protocollo è stato stipulato nel marzo 2016 ed è stato firmato nel giugno 2016 ed è un protocollo d'intesa tra l'ufficio scolastico regionale e l'azienda sanitaria locale di Potenza e di Matera. Questo protocollo aveva durata 5 anni, quindi questo protocollo sostanzialmente tra circa un mesetto è scaduto. Noi che cosa abbiamo chiesto già a fine aprile, diciamo un mesetto fa? Abbiamo chiesto non solo il rinnovo di questo protocollo, che è molto importante perché è un primo punto di partenza per poter garantire la cura del diabete anche a scuola, perché se noi parliamo di diabete giovanile e quindi parliamo di diabete che entra, diciamo, nel bambino, nel ragazzo, deve passare necessariamente anche all'interno del contesto scolastico. Quindi la scuola deve essere formata per curare, accogliere e gestire questo ragazzo, questo bambino, deve essere informata, deve individuare delle figure che se ne possano prendere cura, deve tenere al suo interno dei farmaci salvavita, primo fra tutti il glucagone, ma dovrebbe anche predisporre una persona in grado di riuscire a misurare una glicemia, quindi l'utilizzo di un glucometro. Tutto questo al fine appunto di favorire una migliore qualità della vita del bambino all'interno del contesto scolastico e soprattutto garantire quella che è la terapia che il bambino stesso deve, diciamo, deve portare avanti, deve sostenere. Detto ciò, il protocollo non solo noi chiediamo che venga rinnovato, ma chiediamo anche, infatti abbiamo fatto delle proposte di modifica, di integrazione, che questo protocollo venga in qualche modo armonizzato al fine di migliorare una serie di aspetti che in questi anni, facendo incontri informativi, sensibilizzativi, cercando di venire incontro alle esigenze che i nostri associati ci segnalano, abbiamo potuto vedere e toccare con mano le diverse difficoltà che ci sono. Quindi l'Associazione di Genitori e Giovani Diabetici chiede con forza che venga fatto un tavolo tecnico. Un tavolo fatto di tutte le parti, quindi della regione, dell'ufficio scolastico regionale, delle associazioni, dei medici che possano collaborare, ognuno di essi possa esprimere quelle che sono le effettive necessità, le effettive problematiche e trovare in qualche modo un accordo affinché si vada nell'ottica di migliorare appunto lo stile di vita, la qualità di vita e la cura del diabete anche in ambito scolastico. Senta, sul fronte dei vaccini Covid, cosa è successo in queste settimane? Atteso che da parte della comunità scientifica,
e da parte dei diabetologi c'è una sorta di indirizzo, cioè dare priorità proprio ai pazienti con diabete a prescindere dall'età. Sì, sostanzialmente io parlo per quello che riguarda il diabete tipo 1 e il diabete tipo 1 è stato inserito all'interno delle cosiddette categorie fragili. Quindi tutti i soggetti affetti da diabete tipo 1 maggiori di 16 anni sono stati vaccinati e hanno potuto fare richiesta di essere vaccinati anche con, solamente con alcune tipologie di vaccino e non con tutti perché alcune si sono rilevate non adatte per questo genere di patologia. Oltre a questo, è stata aperta anche la possibilità di vaccinare conviventi e caregiver di soggetti affetti da diabete tipo 1. Quindi molti genitori di bambini sono riusciti anch'essi a fare la vaccinazione. Senta, dal punto di vista delle attività della vostra associazione, so che siete insomma, molto attivi nonostante le difficoltà, le restrizioni imposte dall'emergenza Covid. Circa un mese fa avete organizzato un evento online proprio dal titolo emblematico Accendiamo i riflettori sul diabete tipo 1. Ci sono stati diversi interventi qualificati. Quali sono state le proposte che sono emerse? Sostanzialmente, quell'evento è stato più volte rimandato a causa della pandemia, ma poi abbiamo deciso di farlo in maniera digitale. Sostanzialmente perché? Perché ancora oggi, il diabete tipo 1 è in qualche modo difficile, da diagnosticare, nonostante i sintomi sono abbastanza banali. Mi piacerebbe ricordarli a chi magari, ci ascolta da casa. I sintomi del diabete tipo 1 sono semplicissimi, sono quello di urinare spesso e di bere molto. Però questi sintomi a volte vengono confusi in maniera erronea dai medici, dai pediatri con altre patologie e quindi magari si arriva in ospedale già in una situazione aggravata da chetoacidosi o da altre complicanze. Quindi quell'incontro è stato volto a voler chiedere in qualche modo e informare non solo la platea di medici e pediatri, ma anche diciamo, i comuni ascoltatori di quello che sono i principali sintomi. Perché prendere il diabete in tempo significa innanzitutto conservare una quota, un minimo di insulina che può essere utilizzata negli anni a venire. Ma significa anche evitare l'ospedalizzazione, che inevitabilmente è un evento traumatico sia per un bambino, sia per un ragazzo, sia per un giovane, ed evitare tutte quelle situazioni di gravità che possono appunto innescare tantissime problematiche anche croniche future. Ovviamente accettare la patologia del diabete tipo 1, che è come un macigno che ti cade addosso da un giorno all'altro, non è cosa facile e proprio per questo l'associazione cerca di fare da collante, da supporto tra quelle che sono le difficoltà, le necessità delle famiglie, dei bambini affetti da questa patologia e quello che poi sono gli studi medici, quindi vedi il diabetologo, vedi il nutrizionista, vedi il pediatra. Pertanto l'associazione è proprio un progetto di accoglienza, di inserimento dei nuovi esordi, volto proprio appunto a dare delle prime indicazioni alle famiglie che si trovano spaesate inevitabilmente, perché è una patologia difficile da gestire, con tantissime attenzioni da imparare, tantissime cose insomma da organizzare, ecco. Senta, per concludere, nei nostri precedenti incontri, lei ha lamentato tutti i ritardi, le attese rispetto alla fornitura di presidi essenziali come microinfusori e sensori. Ci sono stati aggiornamenti rispetto a quella vicenda? In realtà veri e propri aggiornamenti non ce ne sono stati. Sostanzialmente l'approvvigionamento di questi presidi che voglio ricordare rientrano nei LEA, quindi che sono i livelli essenziali di assistenza e che un privato cittadino non può acquistarli in autonomia,
ma devono essere necessariamente distribuiti dal sistema nazionale, quindi mediante le ASL, funziona a macchia di leopardo, nel senso che ci sono dei periodi in cui funziona un pochino di più, ci sono delle zone dove funziona bene, ci sono delle zone dove funziona male. Quindi noi abbiamo chiesto, ho chiesto nell'ultima commissione regionale di diabete, anche che questa norma venga un attimino uniformata. Quindi che venga un attimino snellita o comunque diciamo uniformata a livello regionale, perché ci sono dei pazienti seguiti a Matera che però magari sono residenti altrove, altri che vengono seguiti fuori regione e devono avere un iter diverso. Quindi noi ci troviamo come associazioni ad avere milioni di sollecitazioni, di richieste di aiuto da parte dei soci, ma che in realtà non sappiamo dare delle risposte. E quindi effettivamente questi associati si trovano nella condizione di subire attese, ritardi che effettivamente diventano difficili da gestire, da organizzare e che noi come associazione vorremmo dare delle risposte perché questi presidi per noi sono indispensabili. Questi presidi ci consentono di utilizzare dei device a passo con la tecnologia, ci consentono di stare meglio e se questi presidi non possiamo acquistarli altrove, vogliamo a tutti i costi che la procedura funzioni, funzioni bene, funzioni in tempi celeri e magari con una procedura uniforme per tutti. Questo chiede sostanzialmente l'associazione a nome di tutti gli associati. E naturalmente anche noi ci uniamo a questo invito. Io la saluto, la ringrazio per essere intervenuta qui da noi questa mattina. Ringrazio io tutti voi a nome di tutta l'associazione e vi auguro una buona giornata. Grazie Angela Possidente, in rappresentanza dell'Associazione Genitori e Giovani e Diabetici della Basilicata. Io vi ricordo invece il nostro contatto WhatsApp per interloquire con noi. Il numero lo vedete anche in sovraimpressione, 346-8353-824. Potete inviare foto, video, segnalazioni, ma anche rispetto ad argomenti da trattare nel nostro approfondimento quotidiano. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo subito dopo. Cosel in auto, concessionaria Alfa Romeo e Jeep, oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico a Sala Consilina e Potenza. Assistenza altamente qualificata e pezzi di ricambio originali. Cosel in auto, unico centro quadrifoglio verde e 4C in Basilicata. Da Cosel in auto, ampia disponibilità di vetture aziendali con chilometri certificati garantite da Mirafiori Outlet, Click Car e Select for You. Non andare oltre, la tua auto ti aspetta qui. Stai invecchiando sui libri. Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. L'esame è un mattone? Chiama CEPU, tutor più metodo, uguale esame superato. 800 33 11 88. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Scuola Test. Preparazione test d'ammissione a medicina e professioni sanitarie. Corsi personalizzati. Info all'800 47 00 73. Ogni giorno la nuova TV moltiplica i suoi spazi informativi. Alle ore 7 la rassegna stampa con le prime notizie sulla Basilicata e le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Alle 10 TG Flash con tutti gli aggiornamenti più importanti. Alle 10.30 l'approfondimento di prima notizia con interviste sugli argomenti del giorno, i collegamenti in diretta e le opinioni dei protagonisti. Alle 12 seconda edizione del TG Flash. Alle 13.50 il consueto appuntamento con la nuova TG, con tutte le notizie sulla Basilicata. Alle 17 terza edizione del TG Flash.
Cronaca, politica, economia, sport e spettacolo nell'edizione serale della Nuova TG dal lunedì al venerdì alle 19 e la domenica alle 20. Alle 23 l'ultima finestra informativa regionale con tutti i principali aggiornamenti. Piace così, ci piace. Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria, vado subito a leggervi il post che ha rilasciato ieri sera il sindaco di Irsina Nicola Morea rispetto alla situazione Covid che si registra appunto nel comune di Irsina. Ebbene, il sindaco dice: stiamo attraversando una fase estremamente delicata per la nostra comunità, registriamo una guarigione, 13 nuove positività, in gran parte riconducibili ai nuclei familiari già in isolamento. Inutile dire che siamo concentrati sull'adozione di ogni misura necessaria ad evitare situazioni pregiudizievoli per l'intera comunità. Di concerto con l'ASL stiamo programmando una giornata di tamponi in modalità drive-in. Nello stesso tempo, dice ancora il sindaco, ribadiamo, e su questo stiamo lavorando con i nostri medici, la necessità di continuare con le vaccinazioni per la fascia 40-59 anni. Domattina, quindi questa mattina, incontreremo i medici e terremo una riunione operativa per assumere tutte le determinazioni necessarie. Ribadisco specialmente ai ragazzi la necessità assoluta di evitare fesserie. Ho chiesto alle forze dell'ordine anche massimo rigore e rigidità assoluta, abbiamo bisogno di darci una mano l'un l'altro per superare questo ennesimo momento di difficoltà. E c'è anche il bollettino riferito appunto alla giornata di ieri. Fatto questo aggiornamento, vogliamo voltare pagina con il prossimo ospite che è Pietro Simonetti, presidente del Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali. Buongiorno Simonetti. Salve. Grazie di essere con noi. Allora, vogliamo subito commentare una delle due notizie di cui oggi riportiamo i dettagli sul nostro giornale. 500.000 di euro per le vittime di violenza e sfruttamento sessuale. Praticamente il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio ha assegnato alla Basilicata una risorsa importante, 500.000 euro per le attività antitratta a partire dal 1 luglio. Ci vuole illustrare quali sono i dettagli di questa notizia? Esiste un piano nazionale antitratta che ha una dotazione finanziaria di circa 24 milioni. Di questi 24 milioni di euro la Basilicata ha ricevuto circa 500.000 euro. Si tratta di una somma destinata a realizzare un progetto di lotta alla tratta che si manifesta soprattutto in agricoltura, ma non solo, e riguarda giovani donne, soprattutto africane, che vengono trasportate in Italia e poi inserite nei processi lavorativi ai caporali, oppure destinate alla prostituzione anche all'interno dei ghetti o delle strutture agricole. Da noi il fenomeno esiste da tempo ed è localizzato nell'area del Bradano e del Metapontino. Ci sono ragazze che seguono i lavoratori stagionali che arrivano dal nord o dalla Sicilia
e vengono utilizzate in lavori di cucina, ma soprattutto in attività di prostituzione. Quindi occorre che chi si assicurerà questa risorsa finanziaria attraverso l'avviso e gestirà questo progetto, secondo la mia valutazione è necessario innovare rispetto al passato. Il passato è fatto di case di accoglienza destinate soprattutto a persone provenienti da altre regioni che vengono collocate in Basilicata per poter essere tutelate. Qui bisogna fare l'inverso, cioè bisogna andare nei luoghi di lavoro di sfruttamento, nei luoghi di prostituzione e cercare di intercettare e tutelare queste persone. Ecco, naturalmente c'è grande attesa proprio per le proposte di utilizzo di queste risorse. Le domande, ricordiamo, dovranno pervenire entro il prossimo 30 giugno. Si parla già di qualche linea di indirizzo. Quali saranno le linee da seguire per presentare queste proposte? Io ho già illustrato alla Commissione Pari Opportunità della Regione, che mi ha invitato in un'audizione. Ho ricordato che è in fase di elaborazione la nuova linea guida per questo settore, perché questo è un settore che negli ultimi tempi ha avuto grandi difficoltà, ha intercettato poco, è stato curato poco dalle strutture statali e dal terzo settore. Quindi occorre innovare profondamente, è quello che dicevo prima, cioè andare sul territorio e intervenire prima che si manifesti l'intercettazione da parte del caporale. Ecco, un altro avviso importante che è stato appunto diffuso ieri e di cui abbiamo notizia appunto oggi è quello che riguarda invece il caporalato. Si tratta di un avviso che è stato indetto dalla Regione Basilicata per l'accoglienza dei braccianti stranieri. Anche qui verrà coinvolto il territorio del Metapontino e dell'Alto Bradano. In questo caso le proposte andranno presentate entro il 12 giugno e anche questo, insomma, è un argomento sul quale lei ha sempre posto particolare attenzione. Si tratta praticamente di progetti finanziati dall'Unione Europea e inseriti nel Piano Nazionale Anticaporalato. La Regione è delegata a fare gli avvisi, quindi ha definito il quadro, diciamo, normativo e finanziario degli interventi che devono essere fatti a giugno fino a ottobre nell'area del Bradano. E per quanto riguarda il Metapontino, da giugno fino ad aprile dell'anno prossimo. È un intervento importante, corposo, c'è una forte somma a disposizione, a differenza del passato, perché nel passato erano solamente fondi regionali. Bisognava fare la colletta per arrivare a 70-80 mila euro. Adesso abbiamo a disposizione una risorsa importante che va utilizzata bene e tempestivamente. Perché bisogna intervenire prima che i caporali si insediano nelle zone del Bradano e bisogna affrontare i flussi nell'area metapontina. Quindi l'intervento riguarda almeno un minimo di 300 persone, ma io credo che saranno di più. Perché in questo progetto, soprattutto nel Metapontino, è inserito una novità, cioè il trasporto. Io parlo di inclusione o accoglienza integrata, perché le sperimentazioni fatte nell'area del Prato negli anni scorsi, con le liste di prenotazione e con il trasporto a chiamata, ha avuto un riconoscimento nazionale, è stato accolto ed apprezzato, perché si tratta di un intervento assolutamente innovativo. Allora quest'anno il trasporto si farà anche nel Metapontino e continuerà ad essere fatto nel Bradano, oltre all'utilizzo delle liste di prenotazione, i servizi sociosanitari, i tamponi soprattutto, evitando però di ripetere l'errore dell'anno scorso a Palazzo. Cioè, Palazzo fu aperto, come ricorderete, prima dell'esito dei tamponi e praticamente 10 lavoratori stagionali risultarono positivi e misero in crisi la struttura. Senta, resta naturalmente forte la necessità di unire i concetti di legalità a quelli di contrasto all'immigrazione clandestina, soprattutto per difendere le vittime dello sfruttamento, ma si fa veramente tutto per evitare tutto ciò.
Ma questi non sono lavoratori clandestini, ecco, questa è un'altra cosa da sfatare. Questi sono lavoratori stagionali, che c'è poco turnover in questo settore, diciamo 5-10% all'anno, ma questa è gente che lavora da 10 anni in Italia, che c'è i permessi di soggiorno, non sono clandestini. Quindi i clandestini sono quelli che sbarcano, ma non a volte nostra... però si mischiano anche, ci sono anche queste persone però. Linguaggio degli altri, perché praticamente la differenza è nota, no? Sono lavoratori, ma hanno considerati lavoratori, non devono essere sfruttati, devono avere l'assicurazione, devono avere il trasporto, devono essere ben pagati. Sono lavoratori. Senta, venendo invece alle questioni più prettamente amministrative, la vita amministrativa di questa regione, ci sono stati due appuntamenti sui quali lei ha posto, diciamo, l'attenzione criticandoli entrambi. Uno riguarda la Commissione Lucani nel mondo. In un intervento che il nostro giornale ha pubblicato qualche giorno fa, lei dice: ci sono voluti oltre 35 anni per costruire una rete, per poi vedere quello che è successo invece in occasione dell'insediamento della Commissione. A cosa si riferiva? La mia è una critica costruttiva. Di solito io faccio la critica e poi faccio la proposta, è proprio nel mio costume. Ci sono avuti 2 anni per insediare la Commissione, che è stata insediata con le modalità e con gli esiti che voi conoscete. E questo è stato un errore, perché si poteva insediare un anno fa, anzi un anno e mezzo fa, anzi all'inizio della legislatura. Perché questo ritardo? Perché? Non, il Covid non c'è. Allora, la questione è un'altra, secondo me, è che è stato fatto un errore nel 2013. Quando cioè si è... modificata la norma relativa al Presidente. Il Presidente prima era una persona che veniva scelta per le sue competenze e per le sue attività. E poi c'erano i due vicepresidenti che erano consiglieri regionali. Invece nel 2013 cosa è successo? È successo che la carica di Presidente è stata messa in testa al Presidente del Consiglio. Voi capite che un Presidente del Consiglio non può lavorare quotidianamente con le circa 100 erano 170 le associazioni, ora sono diminuite a 140. E queste associazioni hanno delle esigenze di comunicazione, di informazione e così via. Come fa il Presidente della Giunta con una posizione organizzativa a rispondere a queste situazioni qui? Di qui la crisi. E quindi il risultato si è visto. Spero tanto che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si riveda la normativa, anche perché c'è un problema che riguarda le nuove generazioni. Oramai diciamo, la platea arriva su degli emigrati, arriva attorno ai 70-80 anni. C'è una fascia giovanile che esiste, ma che è fuori dall'organizzazione, che non c'è. Si è fatto il forum, certamente è stato un fatto positivo, ma quelle generazioni sono alla ricerca e sono motivate di servizi reali. Cioè, la Spagna ha fatto un'operazione l'anno scorso, ha messo a disposizione dell'America Latina, dei giovani dell'America Latina di lingua spagnola, 100.000 passaporti. E questi giovani stanno andando in Spagna. Siccome in Italia c'è anche il problema relativo alla natalità e all'impoverimento del tessuto sociale, lo stesso discorso vale per la Basilicata, sia per i discendenti che per quelli che vorrebbero o che vogliono praticamente fare la scelta di venire in Basilicata. Ma questo significa che l'università deve aprirsi. Cioè, l'università non può fare corsi, non fa corsi di formazione di italiano 2 da tanto tempo. Allora, che cosa si offre a questi giovani? Il ricordo, la nostalgia? No, bisogna offrire servizi e bisogna dare la possibilità di soprattutto imparare italiano. Senza la lingua non si va da nessuna parte. Senta, per restare in qualche modo ai Lucani nel mondo, lei ha acceso i riflettori anche sulla vicenda di Luca Ventre, il 35enne originario di Senise, che è morto proprio il 1 gennaio di quest'anno
all'interno dell'ambasciata italiana a Montevideo, una situazione dai contorni strani. Sappiamo, insomma, qualche giorno fa anche noi abbiamo dato conto della perizia del PM, per cui sarebbe stato soffocato ed è indagato un poliziotto che era presente proprio all'interno dell'ambasciata. Questa vicenda cosa ci restituisce, Simonetti? Ci restituisce il fatto che, per esempio, la Regione Basilicata su questo non ha fatto nulla. Ed è incredibile, perché nel momento in cui ho dato la notizia, mi sono chiesto, ma si può morire così? Fermo restando l'accertamento delle responsabilità e i motivi per cui Ventres si trovava in un giorno di festa dentro l'ambasciata. Questo tocca alla magistratura, ma non si può morire così. Sostanzialmente ho chiesto al presidente Lucani nel mondo e al presidente Bardi di fare qualche passo nei confronti del Ministero degli Esteri e delle autorità, diciamo, consolari, per capire cosa era successo. Nessuna iniziativa, neanche un messaggio. Abbiamo qualche problema sul collegamento? Ci ascolta? Forse no, stiamo provando. Ci ascolta Simonetti? Adesso sì. No. Quindi praticamente, per dirla tutta, le attività verso l'immigrazione, anche verso casi di questo tipo, devono essere sollecite, devono essere in tempo reale, altrimenti non serve. Senta, da una vicenda all'altra, i 50 anni di istituzione della Regione Basilicata, che per la verità si celebravano lo scorso anno, abbiamo visto insomma questa cerimonia in modalità online con la presenza del presidente Bardi collegato dalla sua auto, insomma non sono mancate le polemiche proprio per il senso istituzionale. Ma a parte le automobili, i SUV, c'è una questione più importante che riguarda l'esclusione da queste iniziative di alcune importanti forze politiche e sindacali. Tenete conto che il PC non era presente, i socialisti non erano presenti, i repubblicani non erano presenti, i socialdemocratici neanche. È stata una cosa, come la posso definire? Una iniziativa con la sindrome di Forza Fasce. Siamo solo noi, ce la cantiamo e andiamo avanti così. Gli altri non contano, non hanno mai contato, secondo loro. La verità è un'altra. Che le forze progressiste hanno costruito la regione con i Verrastro, con gli Schettini, i Cascino e quant'altro. Escludere quelle forze da il confronto, a me è passata una scelta memorata negativa. Senta, un'altra vicenda sulla quale insomma lei da tempo ha posto particolare attenzione riguarda il futuro ormai dell'ex consorzio industriale ASI di Potenza, messo in liquidazione per effetto della nuova riforma che ha istituito la nuova società, la SPA, che gestirà appunto i servizi industriali Apibus. Però il consorzio industriale messo in liquidazione resta una scatola vuota, senza una guida, lasciato praticamente al proprio destino. Era stato nominato un commissario liquidatore che poi ha rifiutato l'incarico. A tutt'oggi non c'è una guida, ci sono dei lavoratori messi in ferie forzate, non c'è un legale rappresentante, insomma una situazione paradossale. Il trionfo della sciatteria e dell'arroganza, perché chi dirige una regione, un presidente, un assessore, deve ascoltare. Se non ascolta diventa difficile anche governare. Fare una norma che, diciamo, è stata bocciata alla Calabria, poi per motivi politici è stata approvata alla Basilicata, una norma che non risponde alle esigenze né di risanamento né di sviluppo. Cioè siamo arrivati al punto di concepire tre strutture. Quella liquidazione, perché le liquidazioni sappiamo, in questo caso non lo sappiamo neanche, no?
ma non si sa quando finisce, può durare 10 anni, ci sono consorzi di liquidazione in Italia da 10 anni. Due, abbiamo creato una società, la più bassa, che non è stata ancora creata, siamo allo statuto, che prevede praticamente di attuare iniziative con la zona franca, con il risanamento e la bonifica, e il resto chi lo fa? Poi c'è la situazione del terzo pezzo, che è l'asse di Matera, che è una specie di repubblica a sé. Cioè, ma come si può concepire una politica industriale che ha 3 pezzi? Cioè, noi siamo in una fase di ristrutturazione complessiva del sistema produttivo europeo. Stellantis è un esempio. Ma voi pensate che si possa governare un discorso di Stellantis e di Murphy con questa situazione qui? Sia dal punto di vista della gestione dell'assessorato e sia dal punto di vista della condizione del contesto industriale. È una follia che pagheremo caro. Perché? Perché i nodi verranno affetti. Cioè, lei sa, che ne abbiamo parlato, l'ultimo bilancio, tra l'altro non approvato, del 2019, aveva una posta finanziaria del patrimonio che si attesta attorno ai 110 milioni. In realtà il patrimonio dell'ASI, in realtà, e quindi il commercialista di Como ha letto le carte, ha capito. Il dottor Fasana, sì. Ha letto le carte, ha detto: ma voi siete dei matti. Cioè, io che vado a gestire una liquidazione, un risanamento, con un patrimonio di circa, sì e no, 6 milioni. È tutto virtuale, attenzione. E come lo faccio? Poi, nel contempo, tutti gli asset che contavano, cioè la parte relativa all'acqua, la parte relativa ai rifiuti e tutto il resto che portava delle entrate corpose al consorzio, non lo sa trasferire. Cosa rimane lì? In ultimo, ma praticamente si ha contezza del fatto che il consorzio industriale praticamente è senza risorse, con un indebitamento attorno agli 80 milioni, e i creditori come verranno pagati? Cioè, le transazioni avvengono al 30%, 35%, con quali soldi? Senta, poi, però anche ieri, insomma, l'assessore Cupparo, che si è presentato in audizione in commissione, continua ad ostentare una soluzione in breve tempo. Secondo lei arriverà un nuovo commissario? Si arriverà ad una soluzione? Veramente non so chi avrà il coraggio di assumere questa responsabilità. Perché io mi chiedo, e noi ci chiediamo tutti, ma perché Fasano ha rifiutato? Fasano è un professionista. Perché hanno rifiutato pure altri? Perché si sono resi conto che questa operazione fatta così non ha futuro. Quindi io starei attento e quindi comincerei a valutare l'opportunità di alcune modifiche sia alla legge. Perché poi c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato che ha rimesso in regola il fatto che l'aumento delle tariffe, che era stato fatto giustamente da Cardinale, che era l'amministratore del contratto qualche anno fa, che ha un'incidenza finanziaria di quasi 3 milioni per l'aumento lì. Quindi se quell'aumento non veniva contrastato dalla Fiat e dalle aziende dell'indotto, non si sarebbe verificata questa situazione. E questo va detto, perché ognuno deve assumere la propria responsabilità. Qui non c'è la responsabilità solamente della regione o dei dirigenti del consorzio industriale che hanno fatto le cose che hanno fatto nei decenni scorsi. Qui c'è la responsabilità della Fiat, della FCA, che ha indotto un'impresa dell'indotto a fare il ricorso al TAR, che l'ha approvato, poi il Consiglio di Stato giustamente ha cancellato e ha riportato i poteri di gestione delle acque industriali in testa ai consorzi industriali. Quindi Apibus non può gestire quella roba lì e neanche l'acquedotto lucano.
che tra l'altro non fa attività relativa ai rifiuti speciali. Senta, c'è poi tutto il tema che riguarda i potenziali investitori che volessero venire in Basilicata, insomma, anziché attrarre il rischio che questa situazione li faccia definitivamente scappare. Sì, perché c'è un altro problema. Molti trattano la vicenda Stellantis non conoscendo i problemi della Stellantis, no? Perché questo capita spesso, soprattutto da noi. Stellantis ha fatto una ricognizione in tutto il gruppo in Spagna, in Italia, in America, e ha visto che ci sono delle strozzature dentro il sistema produttivo derivante dalla esternalizzazione di alcune attività logistica o di trasporto di pezzi in casa. E ha detto questa roba qui non possiamo più tenerla in piedi perché i costi non li possiamo più sopportare. Poi ha fatto un'altra operazione, ha cancellato per il momento il concessionario. Perché? Perché i costi dei concessionari incidono notevolmente sul prezzo. E quindi sta cercando di fare un'operazione di ristrutturazione che va seguita e sostenuta. Questo significa anche una diversificazione delle attività produttive nell'indotto in Basilicata e anche nel sistema energetico della Valdagno. Gli investimenti sono quelli. E lì ci può essere la somma del raddoppio, perché praticamente noi abbiamo la fortuna di avere una risorsa che è una delle componenti fondamentali del PVC, dei polimeri, che sono i polimeri liquidi e i polimeri solidi. E i polimeri hanno un fatturato in Italia, in tutta dei polimeri, di circa 40 miliardi. Solamente a Livorno sono occupati 20.000 persone che utilizzano quello che esce da Taranto, che viene prodotto in Val d'Agri, e lo lavorano a Livorno e a Venezia. Ma perché mai l'ENI investe in Val d'Agri su industria pulita, come dicono adesso, green, e investe a Ravenna e investe in altri posti? Qualcuno si interessa di questo? Senta, invece la convince questa proposta che è stata avanzata ieri dal sindaco di Melfi, Livio Valvano, anche ieri a Prima Notizia ne ha parlato, la regione dia le competenze per gestire le aree industriali ai comuni? I comuni già gestivano e avevano le competenze perché praticamente erano presenti nel consorzio industriale. Qui qualcuno ha avuto la buona idea di togliere i soci. Sono stati tolti tutti i soci, sia i comuni, Tito, Giano, eccetera, hanno tolto le parti sociali, tutti, ed è rimasto un uomo solo al comando con un gruppo dirigente del quale conosciamo la qualità, gli errori e tutto il resto. Quindi tornare alle competenze per i comuni si può, ma bisogna cambiare la legge. Senta, per finire, il monito che è stato lanciato diverse settimane fa dal procuratore della Repubblica Francesco Curcio, istituire la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia in Basilicata, le risposte che sono arrivate dal Consiglio regionale e dal Presidente Bardi, sappiamo che l'antimafia, la Commissione Antimafia ha convocato proprio il procuratore Curcio per ascoltarlo in audizione, la sensazione è che si stia facendo troppo poco per spingere in questa direzione. La richiesta è giusta, viene sostenuta, ma deve essere accompagnata da altre iniziative, cioè praticamente l'attività di inchieste, di valutazione dei reati è importante, ma la prevenzione è altrettanto importante. Ora, per prevenire, faccio un esempio. Avete visto che cosa è successo nel Metapontino recentemente con quell'inchiesta sulla mafia, frutta, caporalato, estorsione e così via? Ecco, mi spiegate perché la giunta regionale da un anno ha nel cassetto la delibera di completamento della città della pace, che è un posto dove devono andare anche i lavoratori stagionali? Perché non approva? Per la delibera, tra l'altro è un atto dovuto, perché per continuità amministrativa e per il fatto che ha presentato il dirigente generale che ha concluso l'iter amministrativo iniziato nel 18,
perché non viene approvata quella delibera? Allora, plauso alle forze dell'ordine che lavorano duramente per assicurare alla giustizia la criminalità, alla prevenzione, fatta anche di quello. C'è un elemento che non conoscete. Il finanziamento Polo Legalità di 2 milioni per il Centro della Pace ha un progetto gemello per la caserma dei carabinieri di Scanzano. Quello è partito, quell'altro no. Ci sarà una ragione, perché allora c'è qualcuno che dice che non vuole i clandestini a Scanzano. Ma quali clandestini? A Scanzano ci sono almeno 1500 persone di varie etnie che lavorano da anni e sono il nervo dell'attività produttiva dell'area. Quali clandestini? Qui ci si inventa il clandestino per questioni razziste e ideologiche. Ecco, ma la politica tutta dovrebbe fare quadrato, insomma, per portare questa questione, istituire la DIA e quindi portarla al tavolo del ministro Lamorgese? Sicuramente, ma ci sono pezzi di politica invischiati nelle attività illegali. Pezzi, non grandi pezzi, pezzetti, diciamo così. Questo c'è stato sempre, Basilicata. Tutta quella teoria sull'isola Felice era una roba inventata per coprire la responsabilità, no? Adesso che è venuto meno, il procuratore l'ha detto, ma quale isola Felice? È dal terremoto che è cambiato tutto, non ce ne sono ancora. E naturalmente staremo a vedere. Allora, grazie a Pietro Simonetti per essere intervenuto questa mattina qui da noi a Prima Notizia in diretta. Grazie. Grazie Pietro Simonetti, presidente del Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali. Andiamo adesso al nostro sito perché c'è una notizia di cronaca giudiziaria che è appena arrivata. L'operazione Sorpasso, sono stati sequestrati beni per 1 milione di euro a un noto imprenditore potentino operante nel commercio degli autoveicoli. Fiscalmente e socialmente pericoloso nell'accezione prevista dal codice antimafia, per queste ragioni nell'ambito dell'operazione che è stata denominata Sorpasso su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, la Guardia di Finanza del Capoluogo ha dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale sezione misure di prevenzione, sottoponendo a sequestro preventivo beni mobili, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie del valore complessivo di circa 1 milione di euro nella disponibilità di un noto imprenditore potentino, Franco Valluzzi, operante nel settore del commercio di autoveicoli. I beni sequestrati complessivamente sono sottoposti a sequestro, si tratta di una villa di notevole pregio situata a Pignola, vari rapporti finanziari, quote di partecipazione in due società di capitale, due interi compendi aziendali, l'intero parco macchine costituito da molte decine di autovetture, per la maggior parte di grossa cilindrata, per un valore complessivo, come detto, di circa 1 milione di euro. E allora, noi siamo arrivati con questa notizia alla conclusione di questa puntata di Prima Notizia all'approfondimento. Vi ricordo, come sempre, tutti gli spazi informativi a seguire, il TG Flash alle 13.50, invece vi rimando alla nostra prima edizione del telegiornale. Prima Notizia termina qui, l'appuntamento come sempre domani mattina in diretta a partire dalle 10.30. Grazie a voi per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di giornata.